beato è chi cerca il regno di Dio. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buongiorno carissimi amici, buon inizio settimana. Da questa decima settimana del tempo ordinario iniziamo, nei giorni feriali, a leggere il Vangelo secondo Matteo. Sabato abbiamo concluso il Vangelo secondo Marco e noi sappiamo che nei tempi feriali della liturgia ogni anno si leggono Marco, Matteo e Luca. Oggi abbiamo Matteo 5, 1-12a. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Amen». Cari amici, iniziamo così a leggere e ad ascoltare ogni giorno il Vangelo secondo Matteo. Come la settimana scorsa, all'inizio del seminario online che stiamo facendo per tutto il mese di giugno, abbiamo parlato di Marco. L'Evangelista Marco ci ha presentato Gesù come un uomo, figlio di Dio, che è vicino alle persone. Un uomo molto vivace, molto attento a tutti coloro che erano nel bisogno e interveniva immediatamente. Guariva, liberava, sanava. È una persona molto all'azione, molto nei fatti, dimostrando l'amore del Padre, il regno di Dio in mezzo a noi. L'Evangelista Matteo, di cui parleremo proprio domani sera, nella seconda puntata del seminario online, vedremo che è molto differente. Ci presenta un Gesù oratore, potremmo dire, il Messia di Israele atteso nell'Antico Testamento, secondo le profezie, ma al tempo stesso è il Maestro, colui che parla. Ecco, tutta l'attenzione del Vangelo secondo Matteo ai discorsi. Ci sono 5 grandi discorsi. Oggi iniziamo il primo grande discorso, che è quello sulla montagna. Gesù, come Mosè, sale sul monte, si rivela ai discepoli e alle persone che accorrono a lui e dà la nuova legge, una nuova legge. Una legge umanamente impraticabile e anche illogica, perché è proprio sul monte della montagna che avremo i comandamenti nuovi più forti e anche più difficili da mettere in atto, tra cui perdonare il nemico, amare il prossimo e tante altre situazioni che, in confronto al passato, nel presente invece sono un'aggiunta attraverso lo Spirito Santo, però molto eseguibile e fattibile. In queste beatitudini che oggi abbiamo ascoltato, la beatitudine madre è quella dei poveri in spirito. La categoria della povertà è una categoria teologica. Non confondiamo la povertà materiale con la povertà teologica, spirituale. Povero è colui che sa che senza di Dio non può fare nulla. Gesù lo ha detto.
Io sono la vite, voi siete i tralci. Senza di me non potete fare nulla. San Paolo ce lo ricorda. Quando sono debole è allora che sono forte. Riconoscerci indigenti, cioè bisognosi dell'aiuto di Dio, è il primo passo per essere beati. Ecco, i poveri in spirito sono tutti coloro che non pongono la propria fiducia, la propria sicurezza nella forza personale, nelle proprie capacità, ma in Dio. E da qui dipendono tutte le altre. Beati quelli che sono nel pianto, beati i miti, chi ha fame e sete di giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati, quando saremo insultati a causa del nome di Gesù. Ma quanto è importante innanzitutto cercare il regno di Dio, mettere tutto da parte. Ieri lo abbiamo ascoltato. Quando Gesù dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Chi cerca il regno di Dio, chi compie la mia volontà. Molto spesso il mondo ci insegna diversamente. Cerca da solo il meglio per te. Anzi, fatelo trovare da altri. Ci sono tanti consulenti nel mondo. Ma il Signore ci dice: io sono la tua guida. Io ti indico il cammino. Allora, alla luce di questo bellissimo Vangelo, apriamo il nostro cuore, le nostre mani e diciamo: grazie, Signore Gesù, perché tu mi indichi la via oggi. La via è cercare te. La via è mettere il tuo nome sopra ogni altro nome in questa settimana, nelle mie attività, nei miei progetti. Signore, riconosco che solo con te potrò avere vittoria in tutte le battaglie della mia vita. Solo con te potrò sperimentare il regno di Dio nella mia casa e nella mia famiglia. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, ecco lo slogan di oggi per tutti voi: beato è chi cerca il regno di Dio. Cerchiamolo con tutto il cuore e con tutta la mente. Dio si mostra e si manifesta a chi lo cerca. Che sia questa quindi oggi la nostra forte esperienza. E per seguirci nella spiegazione del Vangelo secondo Matteo, iscrivetevi al nostro seminario sul nostro sito. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, a domani. Ciao.